Prandelli ha fatto molto bene e noi però dobbiamo sapere che la nostra forza è il gruppo, ma se siamo noni nel ranking della FIFA, anche se la FIFA tiene conto anche delle partite amichevoli in cui noi non riusciamo a esprimere il meglio, vuol dire che ci sono delle nazionali che hanno fatto meglio di noi, senz'altro la Spagna, la Germania, Brasile e Argentina ovviamente hanno, vuol dire, vengono vissute come delle squadre che hanno maggiori potenzialità di successo ai mondiali, però speriamo di fare bene. Risposta secca a chi vince il mondiale. Bisogna, da un punto di vista di potenzialità, oggi ci sono due squadre favorite sulle altre per motivi naturali, Brasile e Spagna. Brasile perché 5 volte campione del mondo e poi una squadra europea non ha mai vinto quando si sono fatti i mondiali in Sud America. Spagna perché la Spagna ha una serie eccezionale di risultati, ha vinto 2 europei e un mondiale, quindi ovviamente è in grande spolvero sul versante dei risultati, come testimoniano anche i risultati dei club. Ha già vinto la Champions prima di disputarla perché ha le due finaliste, tutte e due di Madrid.